Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Alfred73. Oggi andiamo a testare questo controller fotovoltaico per vedere se funziona. Sono controller molto economici e hanno l'ingresso per la batteria 12 volt, l'ingresso del pannello fotovoltaico e l'uscita per il carico da utilizzare. Questi regolatori gestiscono il ciclo di ricarica Constant Current Constant Voltage per le batterie al piombo, fornendo in uscita la corretta corrente e la corretta tensione di circa 13 V a prescindere dalla tensione presente in ingresso. In particolar modo la curva di ricarica di una batteria a 12 V al piombo avviene con una notevole corrente iniziale costante fino al raggiungimento del voltaggio massimo di circa 14 V per poi passare alla fase di cosiddetto mantenimento che prevede una tensione più bassa di circa 13,6 V che serve per mantenere la tensione della batteria nel tempo e ovviare al fenomeno della autoscarica delle batterie al piombo. Questi parametri relativi alla tensione massima e alla tensione di mantenimento possono essere in parte settabili attraverso il menu di questi moduli controller fotovoltaici. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a prendere il nostro controller fotovoltaico e a testarne la funzionalità. Avendo trovato questo controller in un cassetto, infatti, non sono certo che funzioni correttamente. Pertanto vado a testarlo. Il primo collegamento da fare su questi moduli è sempre quello della batteria. Vado a collegare due terminali, uno al positivo e l'altro al negativo, per l'ingresso del collegamento della batteria al piombo. Normalmente queste sono le uniche batterie che è possibile collegare a questo tipo di moduli. Tuttavia, nel mio caso specifico, non avendo una batteria al piombo, decido di utilizzare una semplice batteria al litio 12 V prelevata da un piccolo trapano. Attenzione però, questo controller non è adatto ad essere utilizzato con le batterie al litio, quindi vi invito a non farlo. Il mio collegamento è solo sperimentale e momentaneo. Se volete utilizzare le batterie al litio nel vostro impianto solare, dovrete acquistarne un modello specifico per batterie al litio. In una batteria al litio, infatti, la tensione massima non può superare i 12,6 V per un elemento 3S, mentre in questo caso la tensione massima raggiunta da questo controller abbiamo visto essere di circa 14 V. Per questo e per motivi legati strettamente alla curva di carica di una batteria al litio, che è leggermente diversa da quella fornita da questo controller fotovoltaico, per batterie al piombo non si possono utilizzare questi controller con le batterie al litio. Il mio utilizzo di questa batteria sarà del tutto eccezionale e momentaneo e non finalizzato alla ricarica della batteria. Vado a collegare il positivo e il negativo attraverso degli appositi morsetti presenti su questa batteria che, come vediamo dal pannello, misura 12 V. Vado a disinserire il carico in uscita che al momento risulta attivo e a questo punto vado a collegare un carico fittizio alla sua uscita. Per realizzare un carico fittizio utilizzerò questa lampadina da auto a 12 V 21 W. Si presta perfettamente al test di questo controller. Per realizzare il cablaggio, innanzitutto vado a smerigliare la superficie smaltata dei due poli della lampadina per favorire la saldatura a stagno. La zincatura superficiale infatti non permette allo stagno di aderire correttamente. Vado a spennellare con del flussante liquido per favorire la saldatura. Applico della pasta saldante ai due cavetti di rame che utilizzerò per la saldatura. Una volta stagnati questi due terminali, posso agevolmente effettuare la saldatura applicando lo stagno anche sui due poli della lampadina. Se vi piacciono i miei video, questo è il momento buono per dimostrarlo mettendo un bel like e eventualmente valutate anche l'iscrizione al mio canale. Grazie infinite per il vostro supporto.
Bene, il mio carico fittizio è pronto, posso andare a collegarlo all'uscita del controller fotovoltaico. Effettuati entrambi i collegamenti, vado a testare e ad accendere il carico fittizio in uscita. La lampadina da 21 W ha un'ottima luminosità e la corrente che scorre in essa sarà data dalla semplice formula 21 diviso 12, e cioè all'incirca 1,75 A. A questo punto possiamo collegare il pannello fotovoltaico in ingresso. Chiaramente anche qui io non ho al momento un pannello fotovoltaico disponibile, ma possiamo andare a crearne uno fittizio semplicemente simulandolo con l'utilizzo di un alimentatore variabile abbinato ad una resistenza in serie sul ramo positivo per ridurre l'assorbimento di corrente. Questo alimentatore è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Variando la tensione di uscita simuleremo l'irradiazione solare e collegandolo all'ingresso avremo il nostro pannello fittizio. Vado a collegare il negativo del mio alimentatore variabile, mentre al positivo di alimentazione vado a porre in serie tra controller e alimentatore un'altra lampadina 12 volt 21 watt per limitare la corrente assorbita. Ed in questo modo avrò realizzato un perfetto simulatore di pannello fotovoltaico in modo da riuscire a testare anche l'ingresso di questo controller fotovoltaico. Infatti, una volta collegato il mio alimentatore, la spia del caricamento del pannello inizia a lampeggiare. Segno che anche lo stadio di ingresso di ricarica della batteria funziona correttamente. La corrente fornita in questo momento dal mio pannello virtuale è di circa 0,55 A e per simulare un aumento dell'irradiazione solare basterà aumentare leggermente la tensione del mio alimentatore variabile e nel frattempo saliremo ad 1 A e la nostra lampadina inizierà a illuminarsi. Bene, a questo punto andiamo a verificare il corretto funzionamento della gestione della curva di carica per la batteria al piombo. Vediamo se il settaggio della tensione di mantenimento di 13,6 V funziona correttamente. Tuttavia, avendo utilizzato una batteria al litio, vi ricordo che la stessa non può superare i 12,6 V. Pertanto andrò a settare questa tensione di mantenimento sui 12,6 V piuttosto che 13,7. Una volta impostato questo parametro attraverso la pressione dell'apposita voce di menu specifica, vado a far caricare la batteria fino a raggiungere questa tensione di 12,6 V e studiarne il comportamento. Lascio che la mia batteria al litio si carichi verso il raggiungimento di questa tensione con una corrente di circa 1 A come indicato dal mio alimentatore variabile. Nel frattempo andiamo a fare qualche misurazione di corrente per vedere come si comporta questo controller. Attivo il carico, la lampadina assorbe circa 1,7 A e questi ampere sono forniti in parte dalla batteria per la quota di 0,6 A e in parte dallo stesso alimentatore variabile per 1 A circa, che rappresenta il nostro pannello fotovoltaico. Se aumentiamo l'insolazione, quindi la tensione dell'alimentatore variabile, crescerà la quota di corrente fornita da quest'ultimo, mentre la quota della batteria ricaricabile sarà pressoché identica. Quindi quando realizzate questi impianti ricordatevi sempre che il pannello fotovoltaico ha la priorità sulla batteria in termini di corrente fornita, chiaramente in presenza di sole. Spegnendo il carico la corrente andrà tutta a ricarica della batteria. A questo punto facciamo un'altra verifica, vediamo se la tensione della batteria corrisponde a quella mostrata sul display del controller. Questi controller infatti talvolta sono molto imprecisi e quindi tendono a dare delle false misurazioni di voltaggio.
Con il multimetro misuriamo i volt della batteria e abbiamo esattamente 12,37 volt arrotondati a 12,3 dal pannello. Bene, vi ricordo che l'utilizzo di questa batteria al litio in questo esperimento è soltanto momentaneo e non dovete mai utilizzarle con questi controller fotovoltaici. Se andiamo ad aumentare l'insolazione, quindi la corrente fornita dal pannello fotovoltaico, con il carico spento, la corrente andrà tutta a ricarica della batteria. Queste elevate correnti rappresentano un rischio di esplosione per le batterie al litio. Proseguo con l'esperimento e lascio caricare questa batteria a 1 A fino a quando non raggiungerà i 12,6 V. Una volta che sarà arrivata a questa soglia di intervento della carica tampone, da me precedentemente settata, vedrete che il controller improvvisamente spegnerà la lampadina perché la corrente andrà ad azzerarsi, tuttavia rimarrà una corrente pulsante che è la cosiddetta appunto corrente di mantenimento e che fa sì che le batterie al piombo non si scarichino automaticamente nel tempo. Questi impulsi permettono di mantenere la carica di una batteria al piombo anche per molto tempo, mentre per le batterie al litio questi impulsi sono deleteri perché continuano comunque a caricare le batterie al litio. E questo è il motivo principale per cui non si possono utilizzare queste batterie con questi tipo di controller per batterie al piombo. Vi ricordo che la sovratensione di ricarica per queste batterie può portare anche all'esplosione di queste batterie al litio. Lo scopo di questo video, infatti, e dell'utilizzo di questa batteria era solo quello di testare momentaneamente il funzionamento di questo controller fotovoltaico per batterie al piombo. Bene amici, a me non rimane che ringraziarvi per la visione, invitarvi a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.